Abbiamo sentito questa sera c'è stato anche il vertice del PDL, ma soprattutto la notizia del giorno è quella legata alla giustizia. Silvio Berlusconi ha annunciato che sulla giustizia si va avanti. La Commissione Affari Costituzionali, tra l'altro, ha approvato con 15 voti a favore e 7 contrari l'emendamento del PDL sul lodo Alfano, che sancisce dunque la retroattività delle norme contenute nel provvedimento per i processi che riguardano il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, con i voti a favore, ricordiamolo, di Futura Libertà e di MPA. Allora, per parlare di politica e per parlare di tutto quello che sta succedendo in queste ore, abbiamo con noi Alessandro Cicero del Punto. Buonasera, Alessandro. Direttore editoriale del Punto, io faccio vedere subito, ecco, dopo aver fatto vedere te, naturalmente grazie alla regia, faccio vedere con l'ausilio sempre della regia la copertina del vostro giornale, del vostro settimanale. Attenti a quei due, sono Bonanni e Angeletti. Dalla triplice alla duplice, la tentazione di Bonanni e Angeletti, un'unica sigla per dare vita ad un sindacato antagonista alternativo alla CGIL, il ruolo del PDL dietro il dialogo tra CISL e UIL. In realtà Bonanni, io leggevo oggi, ha detto da una festa sul lavoro che c'è stata a Rocca di Papa, vicino Roma, ha detto potremmo tornare a ricucire con la CGIL perché tutto sommato ci sono forse anche le prerogative. Sì, però probabilmente il vero progetto che Bonanni e Angeletti hanno era quello di fare un sindacato molto forte, unificare le forze e pensare a un sindacato del futuro che si sieda a un tavolo di trattativa e cerca di essere propositivo e non soltanto di negare ciò che viene proposto oggi dal management di varie aziende italiane, perché oggi dobbiamo uscire da questo momento particolare di crisi che le aziende italiane stanno vivendo. Quindi c'è bisogno anche dell'aiuto di un sindacato che non stia dall'altro lato del tavolo, ma seduto dalla stessa parte delle aziende. Ecco, quando parliamo di sindacato e politica, parliamo naturalmente di rapporti, in qualche modo tutta questa vicenda tra la manifestazione della FIOM sabato, ma anche in passato gli attacchi, non ci scordiamo gli attacchi a Bonanni, addirittura ha dovuto lasciare un palco perché gli hanno tirato un fumogeno. Ecco, tutto questo ambiente, diciamo, politico-sindacale, quanto incide sulla situazione politica, sulle fratture e sui risanamenti? Perché di questo si parla in queste ore, secondo te? Allora, il sindacato dovrebbe essere una cinghia di trasmissione, cioè un cuscinetto che parla tra l'azienda e il lavoratore e porta al lavoratore ciò che sono le proposte delle varie aziende che vengono poste nelle relazioni industriali, sul tavolo delle relazioni industriali delle aziende. Diciamo che c'è una parte di sindacalisti, forse, o operai che non accettano di buon grado, cioè vorrebbero soltanto ottenere delle regole soltanto per una parte. Non si può pensare questo con i tempi che corrono, soprattutto con la crisi che c'è. Quindi c'è bisogno effettivamente che queste persone capiscano che si devono risedere a un tavolo, fare delle proposte, cercare un punto di incontro. Poi io sono convinto che sempre da uno scontro nasce un incontro e quindi penso che alla fine anche la CGIL avanzerà delle proposte, ma soprattutto quello sarà il progetto del futuro, quello di Bonanni e Angeletti. Te l'aspettavi questa tenuta, diciamo, del centrodestra, perché di questo si tratta, sulla questione del lodo Alfano, sulla questione giustizia, con l'appoggio appunto promesso e mantenuto da parte di Futura Libertà e di MPA? Sì, perché in fondo alla Camera avevano già votato in tal senso. Quello che io oggi correggerei è la parola lodo, cioè il lodo significa accordo. Non è un lodo, è praticamente una proposta di legge e va detto una volta per tutte, va chiarita questa situazione. Cioè, gli italiani devono sapere che in fondo per cambiare una legge costituzionale, in base all'articolo 138 della Costituzione, c'è bisogno dei 2/3 di maggioranza delle due aule, di Camera e Senato. Ci servono quattro votazioni, quindi deve andare alla Camera, Senato di nuovo. E tra una votazione e l'altra devono intercorrere 3 mesi. Quindi è logico che questa maggioranza non ci sia, perché parliamo di Camera, una maggioranza alla Camera di 420 deputati e al Senato di 210.
significa che si va a finire al referendum e questa l'opposizione lo sa benissimo, quindi poi la parola spetterà agli italiani che dovranno dichiararsi su questa situazione se sono d'accordo su questa proposta della PDL, quindi di congelare momentaneamente, che se, penso che sia una cosa anche abbastanza sensata, tutto ciò che sono i processi per permettere al Presidente del Consiglio o ad altre persone che hanno questo problema di poter continuare a governare, in questo caso Presidente del Consiglio. Allora, abbiamo detto di quello che è accaduto, allora vediamo che cosa dice Granata, che da sempre è diciamo, un falco di Future Libertà, della composizione del gruppo del partito vicino al Presidente della Camera che ha fondato praticamente Gianfranco Fini. Vediamo che cosa ha detto oggi Granata proprio su questa vicenda giustizia. Plenamente abbiamo intrapreso un percorso che ha nella legalità, nel rispetto della magistratura, nella possibilità anche di riformare la giustizia, ma mai e poi mai in senso punitivo verso la magistratura, una disponibilità a ragionare di una riforma. C'è stato un primo incontro che è stato un incontro tra Alfano e il Presidente Fini, ma non si sono definite le linee. Fini ha voluto ribadire alcune questioni che per noi sono imprescindibili, mai IPM sotto il controllo del Governo e anche sulla mai venir meno l'obbligatorietà dell'azione penale e soprattutto sui due CSM e la divisione delle carriere. Ricordiamo che nel programma noi abbiamo parlato di divisione della differenza delle divisioni delle funzioni e non delle carriere, quindi sono temi molto delicati. Anche nella composizione del CSM qualche volontà di sconvolgere l'indipendenza della magistratura aumentando la quota che è nominata dal Parlamento ci trova contrari. Quindi è l'inizio di un percorso nel quale ovviamente siamo disponibili al confronto, ma non a subire diktat o imposizioni. Beh, molto chiaro mi sembra quello che ha detto Granata, che cosa ne pensi? Ma che in fondo, ripeto, è la linea che hanno sempre seguito dall'inizio. È interessante anche quello che oggi leggevo ha dichiarato Alleanza di Centro, Coppionati, che Pionati sosteneva che la strada di questa riforma costituzionale è molto lunga, appunto per quel meccanismo che vi spiegavo. E tutti quanti, mi pare che i parlamentari, nella maggioranza di governo, sono d'accordo che non si vuole imbrigliare la magistratura. Vogliono soltanto permettere a un governo di poter governare, di fare delle scelte importanti per il nostro paese. Facciamoli governare e vediamo che cosa riescono a fare. Parlavi del centro, parlavi di un centro molto vicino al centrodestra, quello di Pionati, però nelle ultime settimane c'è stata anche una chiarificazione tra la posizione dell'UDC e possibili alleanze con il PD. Ecco, che cosa succede al centro? Che cosa pensi possa accadere anche in vista appunto della preparazione alle prossime votazioni? La situazione secondo me è abbastanza difficoltosa per l'UDC perché continua a perdere dei pezzi anche sul territorio oltre che alla Camera. C'è un grosso tentare di confluire verso il centro con una mancanza di proposte e soprattutto dovrebbero dire agli italiani con chi stanno sulla nascita di un terzo polo penso... Su questo Casini per la verità è sempre stato chiaro, lui ha sempre detto non stiamo né con gli uni né con gli altri, stiamo sempre al centro. Sì, però questo ha fatto nascere poi con delle alleanze sulle regionali delle difficoltà oggettive in alcune regioni. Certo. Allora io non sottovaluterei quello che sta accadendo in questi giorni alla Camera e sul territorio, oltre a delle prese di distanza di alcuni uomini dell'UDC, oltre a quello che è lo stesso progetto di Alleanza di Centro di Pionati, cioè nel senso che io sto notando che sul territorio in modo umile e silenzioso questo partito politico sta crescendo, cioè sta muovendo dei passi, si sta strutturando, sta facendo delle proposte. Secondo me nelle prossime settimane proprio nell'ambito di questo soggetto politico di Alleanza di Centro ci potrebbero essere delle novità.